È evidente che il Presidente ci propone di tornare in Commissione. Noi siamo contro questo tipo di scelta perché la riteniamo irrituale, non rispettosa dell'opposizione, perché è necessità della maggioranza porre la questione di fiducia per avere certezza di avere un testo pienamente compiuto e votato nei tempi che ritiene la maggioranza, non rispettosa dei tempi di dibattito perché abbiamo lavorato in piena collaborazione. Nonostante questo, Presidente, concludo, non è bastata per la maggioranza riuscire a infilare gli ultimi strapuntini in un testo che evidentemente poteva essere già chiuso bene in Commissione, così come avevamo lavorato. Per tutti questi errori noi ci troviamo oggi a dover votare un ritorno in Commissione a cui diciamo no, voteremo contro. Grazie. Onorevole Caso. Sì, grazie Presidente. Anche noi voteremo contro questa richiesta e lo faremo proprio perché per spiegare oggi in aula quello che è accaduto ieri in Commissione. Ieri in Commissione ci avete chiesto di votare quello che era stato nominato sul foglio che ci avete dato, delle correzioni. Correzioni che in realtà erano emendamenti soppressivi di emendamenti votati in aula o una copertura da 100 milioni. Queste per voi sono delle correzioni. Allora, qual è il problema? Qui il problema è, ed è una cosa che vi diciamo dal primo anno che siamo qui dentro, è il modo in cui si lavora qui dentro, il modo in cui si lavora nelle commissioni. Continuare a fare provvedimenti in urgenza fino alle 3 di notte, beh, poi porta a questi risultati, perché anche se abbiamo 200 occhi puntati, è quasi matematico che poi si arriva a degli errori. E oggi ce ne siamo accorti prima che ci fosse il voto finale. Fortunatamente oggi c'è ancora un certo bicameralismo perfetto, per cui eventualmente questa stortura poteva essere corretta poi al Senato. Quindi forse non, il problema non è tanto questo bicameralismo perfetto, ma il modo in cui si fanno le leggi qui dentro, il modo in cui si lavora e in cui si fanno le leggi. Queste cose che, diciamolo, sentiamo dire anche a voi che il modo è sbagliato, è troppo ingarbugliato, però cose che voi sapete benissimo, ma che poi quando invece andate a modificare la Costituzione non pensate a questo, non pensate al modo di snellire il processo legislativo, no, pensate di mettere un capo unico, e anzi portare all'interno addirittura della nostra Costituzione quel broglio, quel casino legislativo che voi create in continuazione, lo portate addirittura dentro la Costituzione. Da un lato create il capo unico, da un lato il modo di legiferare diventa ancora più complesso, basta vedere gli articoli 70-71 della nuova Costituzione renziana. Allora è un problema se voi queste cose le sapete, ma non cercate di risolvere, perché evidentemente vi fa comodo che ci siano leggi che per la maggior parte sono incomprensibili a tutte le persone, fa comodo avere leggi opache che possono essere interpretate, perché spesso si nascondono anche i destinatari veri di quegli emendamenti, come spesso abbiamo visto. Basta parlare di emendamenti di cui stiamo parlando in questo momento. Per esempio abbiamo uno di quegli emendamenti che riguardava le province, che il relatore tranquillamente poi in Commissione ha detto eh no, quell'emendamento in realtà doveva riguardare una sola provincia, però siccome dovete evitare di far vedere che fate una marchetta per una sola provincia, allora li dovete camuffare gli emendamenti, solo che quell'emendamento è stato talmente camuffato che effettivamente valeva per tutte le province e poteva causare un buco, come ha detto il sottosegretario Baretta, ancora non quantificato di quanto poteva essere questo buco. Oppure vogliamo parlare anche di altri emendamenti che, quando li discutiamo in Commissione, poi senti girare le voci dentro la Commissione di quale quell'emendamento effettivamente chi avvantaggia o chi svantaggia. Si è parlato di un emendamento, ad esempio, che riguardava gli incarichi, in cui anche i vostri colleghi di partito erano quasi in lacrime per far approvare quell'emendamento che aveva il consenso, parlo di Guerra o di qualcun altro del vostro partito. Beh, su quelle cose a un certo punto in Commissione quello che si diceva è che quell'emendamento in realtà
non poteva essere votato, anche se aveva il parere favorevole di tutti, perché quell'emendamento serviva alla Boschi per attaccare la Raggi. Ora, queste cose io non so neanche se siano vere. Il problema è che quelle voci che giravano in commissione non partivano dal Movimento 5 Stelle, partivano da voi. Per cui il problema non è tanto se quella cosa sia vera o no, il problema è che voi pensiate che possa essere vero. Allora, che modo di legiferare questo oggi in questo modo? Ma è, concluda, non è caso. Certo, Presidente. Cioè, questo modo di trattare gli emendamenti come lo facciamo a favore della mia città, della vostra città, o contro quell'altra città, come se le città fossero di chi le governa e non delle persone, della gente, dei cittadini per i quali bisogna legiferare. Voi avete combinato veramente un casino dettato dal modo di legiferare. Deve concludere, non è caso. Per questo oggi vi meritate questo voto contro, e sarebbe da fare questa correzione al Senato usando quel bicameralismo che tanto vi grazie. È scritto a parlare l'onorevole Marchi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, capisco che l'Aula serve sempre per fare un po' di teatro. Io ho dato atto alle opposizioni in Commissione più di una volta di aver avuto un atteggiamento estremamente corretto nel corso della discussione del confronto sul decreto, lo torno a dire, lo confermo. Credo però che vada ridimensionato quello che è successo nelle ultime ore. Da una parte non c'entra per nulla la riforma costituzionale. Questa è una procedura all'interno del percorso in questa Camera per cercare di avere... Scusi, onorevole Marchi, onorevole Grillo, grazie. Di avere un decreto...